Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nel programma di Busto Web. Questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, Giampaolo Musumeci, che ringrazio. Lui conduce un programma su Radio 24 che si chiama Nessun Luogo Lontano, in cui spiega tutte le realtà che gravitano intorno al nostro, non solo all'Europa, ma in tutto il mondo, insomma, la situazione politica, tutte le situazioni nei vari paesi. Ed è sicuramente una trasmissione molto interessante che io seguo con particolare attenzione, pur non essendo del campo. Ho chiesto a lui se voleva intervenire o comunque se voleva almeno partecipare così a una breve chiacchierata e quindi do a lui la parola che innanzitutto ci dirà qualcosa del suo programma, quando mi sembra che adesso sta finendo come puntate. Sì, la stagione estiva finisce tra una settimana, quindi le ultime 5 puntate. A fine agosto, come dico io, spengo il microfono, rimetto gli scarponi e torno ad andare in giro a caccia di Perché da quello storie. che mi pare di capire, tu, vabbè, una volta che hai terminato il tuo impegno lavorativo, fuggi per qualche paese, insomma, sei sempre praticamente in giro tu. Sì, un po' l'idea è quella di alternare scarponi e microfono, quindi alcuni mesi di trasferte, di missioni, realizzando reportage, audio, video e radio, appunto. E poi Radio 24 mi dà questa Ecco, ti faccio una opportunità ad domanda magari agosto. Sì. così particolare, nel senso che non ne hai mai parlato, meglio, hai sfiorato l'argomento forse, ma giustamente non ne hai mai parlato perché forse esula da quello che... Come si attrezza uno come te, per esempio, che va in qualche paese? Che tipo di attrezzatura si porta dietro per fare il reportage? Basta solo un registratore digitale o hai anche un tipo di attrezzatura magari particolare? Ma in realtà per la raccolta, la registrazione dell'audio è sufficiente un discreto microfono, ecco, diciamo, o a volte anche il telefonino, cioè la radio ha questo vantaggio innegabile, no? Della grande semplicità della produzione. Però poi io faccio anche foto e video, quindi lì lo zaino diventa molto più pesante. Quindi non E ci quindi vogliono grandi ho. mezzi, insomma, poi No, travasi no, no. tutto e riesci ad ottenere un buon prodotto, perché a te interessa prevalentemente l'audio. Ma in realtà la mia attività si ripartisce adeguatamente tra audio e video, no? Per cui faccio reportage video con le mie telecamere, le mie reflex, e poi molto spesso quando realizzo il video estraggo da lì l'audio e quindi poi confeziono Ecco, ma il tutti questi tuoi reportage audio. collaboratori, io tra l'altro li prendo uno per uno, no, e li contatto perché voglio fare queste cose in video, ovviamente con una enfasi diversa dalla tua, no? Tu in campo sei molto più, fai le cose più approfondite. Tutti questi ospiti, questi giornalisti freelance, li incontri durante i tuoi spostamenti o... Magari hai qualche altra possibilità di contattarli, perché presumo che non vai alla fonte, non vai a prendere il classico giornale in un determinato paese perché può essere schierato, insomma, può dire magari delle cose che non ti possono dire a te, chiaramente. Allora, partiamo dal presupposto che noi cerchiamo sempre, noi intendo io e la redazione di Nessun Luogo, di avere le fonti primarie, quindi cerchiamo attivisti, cerchiamo testimoni sul posto. Poi, siccome è un quotidiano, è un'ora, che parla dall'Australia al Quebec, passando per il Sudafrica, come dire, il tempo è tiranno, quindi molto spesso ci affidiamo a chi già sta raccontando una certa situazione e molto spesso ci affidiamo a giornalisti stranieri. Detto ciò, in 15 anni di esteri, di trasferte, di missioni, ho conosciuto vari colleghi che poi magari di volta in volta cerco di coinvolgere. A volte i giornali locali, soprattutto in alcuni paesi, soffrono di problemi di censura o di eccessivo schieramento, quindi bisogna conoscere il paese, la situazione, sapere con chi si sta parlando per evitare meccanismi di propaganda, evidentemente. Ecco, diciamo io prevalentemente dico la Turchia perché mi pare di capire che in Turchia la situazione è molto più grave che in altri paesi, parlando giornalisticamente parlando. Ma allora, la Turchia purtroppo è la più grande prigione a cielo aperto per i giornalisti al momento nel mondo. Il regime di Erdogan imprigiona continuamente, fa chiudere giornali, radiostazioni, eccetera. Non è un caso isolato. Ci sono tanti regimi anche nell'Africa subsahariana, nei quali lavorare come giornalista è estremamente difficile. Penso alla Nigeria, penso al Congo, penso al Ruanda, per esempio, di cui ci siamo occupati recentemente perché ci sono state le elezioni presidenziali. Purtroppo la libertà di stampa ci consegna ogni anno statistiche che non sono confortanti. In Venezuela com'è la situazione? Ne hai parlato ultimamente. Venezuela, Ultimamente hai oggi parlato sia sì. di Venezuela che del Messico. Il Messico, beh, Sì. due mondi diversi, però credo che i problemi siano abbastanza simili.
Sì, in realtà sono dinamiche un po' diverse, nel senso che in Messico fare il giornalista è veramente uno dei posti più pericolosi al mondo. Io citavo in trasmissione un paio di giorni fa un reportage fatto dalla CBS che raccontava di come avere un assignment, un assegnato, quindi un incarico in Messico sia il mestiere più pericoloso del mondo. Beh, Come i soprattutto se lo giornalisti. fai in certe città di passaggio, mi pare di capire. Assolutamente sì, cioè dove i cartelli del narcotraffico sono più attivi, evidentemente lì anche scattare una singola foto del luogo di un omicidio può costare la vita a un reporter. E quindi molto spesso mi raccontavano colleghi messicani girano in gruppo, cercano di muoversi sempre in team di 5-6 persone, il che non impedisce assassini o sparizioni, le Però è cose sono avvenute. più complicato, insomma. È un pochino più complicato, però purtroppo i cartelli del narcotraffico hanno mezzi, armi e soprattutto hanno connivenze con i governi federali, per cui se decidono che la tua voce o le tue foto non sono utili, anzi, sono estremamente dannose per l'immagine del cartello, non esitano a farti Ecco, sparire. in Venezuela mi pare di capire che la situazione, insomma, è molto più grave di quello che a noi traspare. Ma il Venezuela è un caso molto interessante dal nostro punto di vista, come giornalisti, anche come racconto. Io non sono mai stato, per carità, per cui lavoro sulle fonti secondarie, mi affido a chi è lì. Però vedo dai messaggi che ricevo, da WhatsApp, i messaggi sui social, che c'è un'estrema polarizzazione, no? Per cui ci sono i prochavisti che comunque difendono Nicolás Maduro, il presidente, che ha avuto questa svolta autoritaria pazzesca, e invece l'opposizione che tuona fulmini e saette contro il presidente. È molto difficile in casi come questi tenere il timone dritto, no? Avere neutralità. È molto difficile soprattutto perché non siamo lì. Ed è il motivo per cui, per esempio, nella trasmissione di oggi c'era una collega che era a Caracas da una settimana, l'abbiamo sentita volentieri, abbiamo dato voce a lei, le sue esperienze, e ci ha confermato alcune delle cose che pensavamo, ecco. Ecco, poi tu hai parlato anche dell'Africa, dove ci sono situazioni esplosive poco conosciute, anche a livello di morti, magari non fanno l'enfasi che fanno in certi paesi, però ci sono molte situazioni nascoste che tu hai evidenziato. Beh, per esempio ho fatto a luglio quasi un mese di permanenza in Nigeria, prima nel sud, la zona di Benin City, lo stato di Edo, dove ho fatto un lavoro sulla prostituzione delle nigeriane, quindi è il grande hub, Benin City, da cui partono e poi le troviamo sulle strade italiane. Quindi ho cercato con un collega di indagare perché partono da quella città, perché i trafficanti sono in quella città e come funziona il traffico. E poi mi sono spostato al nord, nella zona di Maiduguri, che è una zona ancora contesa con Boko Haram, questa formazione islamista terrorista, e in effetti lì, ahinoi, i morti sono decine di migliaia, gli sfollati sono 2,5 milioni, ci sono ancora attentati. In Italia queste cose non interessano particolarmente, salvo poi accorgersi che ci sono decine di migliaia di prostitute nigeriane sulla strada. E quindi un po' il senso del programma e del mio lavoro negli ultimi anni è proprio questo, cioè dimostrare che luoghi apparentemente lontani in realtà sono molto vicini e quello che succede dall'altro capo del mondo alla fine ci tocca sempre e comunque. Ecco, poi Quindi parlando di capire Africa, quello sempre che. prendendo spunto da una delle trasmissioni che hai fatto, hai parlato del Lavorio. Io tra l'altro nel frattempo, mentre tu facevi la trasmissione, ho contattato un italiano che praticamente gestisce un parco in Zambia, ma è un parco enorme, e mi diceva appunto che non riesce a stargli dietro perché il parco è talmente grande che durante la notte gli ammazzano gli elefanti come se fossero. Ed è preoccupato, nel senso che sono veramente in via di estinzione, cioè bisogna veramente fare qualcosa di più perché la situazione è molto più grave di quanto sembra. Sì, quello che abbiamo chiamato la guerra del Lavorio è un business miliardario, vale 3 miliardi di dollari, scusate, l'anno. E ci sono organizzazioni criminali che hanno base sia in Africa che in Cina e a Hong Kong. Quindi è un fenomeno criminale importante che desta preoccupazione e che va anche a impattare sull'habitat e sulla vita delle comunità locali. E a noi sembrava una storia che meritasse di essere raccontata, perché ancora una volta, ripeto, sembrano eventi locali, africani, Zambia, Tanzania, invece in realtà poi scopri che no, vanno a smuovere mercati illegali, mercato nero anche a Hong Kong, anche a Pechino. Quindi sono tutti fenomeni su cui secondo me vale la pena accendere i riflettori, perché molto spesso noi subiamo quello che accade in Italia, no? Torno al caso delle prostitute nigeriane, ci stupiamo di tutte queste ragazze che si vendono per poche decine di euro, però dobbiamo capire la fonte, da dove arrivano, perché vengono qui, per non subire il fenomeno, per leggerlo meglio. La conoscenza è la base della comprensione, è evidente.
Ecco, adesso ho notato che l'immigrazione sta passando tutta verso la Spagna, arrivano addirittura dalla spiaggia. Sì, allora in realtà questa qua non è correttissima questa lettura, nel senso che non è che la rotta libica si è chiusa e quindi quelle persone che passano dalla Libia adesso passano dal Marocco e poi dalla Spagna. In realtà sono due rotte un po' diverse, perché l'immigrazione che fa Marocco e poi Spagna, o gli assalti a Ceuta e Melilla, le due piccole città in territorio spagnolo, sono soprattutto della costa occidentale, quindi parliamo di Senegal, parliamo di Mali, parliamo di Gambia. E il passaggio anche verso nord avviene già in direzione Marocco, quindi diverso dal passaggio verso Agadez, Niger e poi tutto il Sahara fino alla Libia. È certo che nel lungo periodo, se la rotta libica continuasse a essere chiusa, ci potrebbe essere uno spostamento massiccio, perché anche i trafficanti si attrezzano, capiscono che dalla Libia non si parte più e iniziano a dirottare verso il Marocco. Ecco, ma per chiudere questo rubinetto a noi famoso verso la Libia, pensi che se stia facendo qualche cosa oppure dobbiamo arrenderci all'evidenza? Ma si sta facendo molto, si sta facendo molto di sbagliato, perché anche senza rispettare le convenzioni internazionali, la Convenzione di Ginevra su tutte, noi stiamo con dolo, con consapevolezza, abbiamo chiuso quella rotta del Mediterraneo, le partenze da Zuara, da Sabrata, ma sappiamo che li stiamo rimandando indietro con la collaborazione della Guardia Costiera Libica, che noi abbiamo armato, addestrato, li stiamo mandando in campi di detenzione veri e propri, dove le situazioni sono al limite del disumano, anzi disumane. E quindi questa cosa qua noi stiamo nascondendo la polvere sotto il tappeto, non è degna di un paese civile. Ecco, ma Noi dialoghiamo con un governo fantoccio, che è il governo di al-Serraj, la Libia non ha mai ratificato la Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi non dovrebbe essere un partner istituzionale per un paese che invece rispetta il diritto internazionale. Qua non è questione di buonismo, è una questione di legge internazionale che va rispettata e ancora una volta. Noi chiudiamo quella rotta lì, verrà riaperta. Noi i migranti non li possiamo fermare. Questa è un'evidenza che mi Vabbè, hanno ma detto i trafficanti dopo 2 anni e mezzo di lavoro. queste leggi si potranno anche modificare? Punto di domanda. Beh, alcune leggi vanno modificate, in particolare il regolamento Dublino 3, che è un regolamento europeo che impone al migrante che arriva di fare la domanda d'asilo nel primo paese europeo che tocca. Il che vuol dire addossare e dare tutto il peso dell'immigrazione ai paesi frontalieri, Spagna, Italia e Grecia. E non essendoci meccanismi di ripartizione dei migranti che funzionano, evidentemente ci accogliamo tutto il peso della prima accoglienza e questo sicuramente è un regolamento che va modificato, ma non lo dico io, l'ha detto il Ok, presidente di Croce però Rossa Italiana, per esempio. peccato che quando si tenta di modificarlo, poi tutti gli altri paesi vanno per conto loro. Quindi è un po' difficile da modificare questo regolamento. È vero, l'Italia deve far sentire il suo peso in sede europea, sicuramente in misura maggiore di quello che ha fatto. Poi sono stati fatti errori, perché l'Italia ha firmato questo accordo per cui i barconi venivano accompagnati tutti sui porti italiani, pensando che poi quel meccanismo di riallocazione sarebbe funzionato, cosa che non ha funzionato. Sono poche migliaia quelli che sono stati riallocati nei diversi paesi europei. Ma è evidente che noi stiamo rimandando indietro la gente a morire, e questo mi sembra scorretto. Va bene, dai, dici qualcosa di più. Innanzitutto, dove vai? Hai pronto gli scarponi, quindi dove sei diretto? In che zona? Allora, in realtà non ve lo so dire perché stavo pensando alla Libia, ma non è sicuro, dipende dalle storie che trovo. E poi un po' di progetti che riguardano anche il live, che è uno spettacolo di esteri che farò in teatro. Quindi un po' di. Non so se dovrò mettere gli scarponi o mettere lo smoking. Ecco, adesso ci penso e poi a settembre ve lo dico. Ma al di là dei paesi, magari ovviamente dove è più difficile, no? Ma fai anche qualche diretta quando vai in qualche paese? No, in realtà no, beh, ho fatto qualcosina su Facebook, ma veramente pochissime robe come teaser mentre ero in Nigeria, non è una cosa che faccio normalmente. Ok, beh, potrebbe essere un'idea, no? Quella di È un'idea, sì. comunque di tenere aperto questo canale che magari di comunicazione, perché no, insomma. Va bene, un'altra situazione direi molto grave da tanti anni è nello Yemen. Sì, lo Yemen purtroppo è in preda a una guerra civile, è la più grave crisi umanitaria che abbiamo al momento adesso, seguita soltanto dal Sud Sudan. Alla crisi umanitaria e insomma, del conflitto si è Interna. aggiunta l'epidemia di colera, che sta mietendo un sacco di vittime, bambini, donne, vecchi, tutte le persone più fragili. Insomma, il colera, se non è ben curato, può essere letale, ovviamente.
e il tutto nella, non dico indifferenza internazionale, ma quasi, insomma, la coalizione dell'Arabia Saudita sta bombardando i ribelli Houthi che hanno preso Sana'a, e purtroppo si assiste poi a dei paradossi incredibili, per cui ci sono migranti che fuggono dalla Somalia, attraversano il Golfo di Aden e vanno in guerra in Yemen, finiscono, cioè lasciano una zona di conflitto e finiscono in un'altra zona In di un'altra. conflitto. Quindi situazioni incredibili, paradossali. Per i giornalisti è molto molto difficile lavorare in Yemen, parecchie truppe internazionali sono state rimbalzate all'aeroporto di Sana'a, quindi è anche molto difficile raccontare cosa accade. Noi da questo piccolo studio proviamo a tenere accesi i riflettori anche su questa crisi. Il drone è strumento di utilizzo da parte tua, vostra? No, no, in realtà no, se parli per le riprese, no, non uso droni, ma perché sono un po' fotografo, filmmaker vecchio stampo, se vuoi, no? Nel senso che io devo stare dove succedono le cose, quindi il fatto di avere un drone che io comando a distanza, fossero anche... Abbiamo perso per un attimo Sì. Giampaolo, ti abbiamo perso per un attimo, vai, Eccoci vai pure avanti. qua. No, stavo dicendo, il fatto di utilizzare un drone mi provoca uno scollamento. Io voglio stare nei posti dove succedono le cose e mi devo immergere in quella situazione con la mia telecamera. E quindi per me è un po' un paradosso che non riesco a superare al momento. Magari chissà, quando divento più anzianotto userò il drone. Bene, Giampaolo, grazie per aver aderito, grazie per tutto quello che ci hai detto. Ti invito veramente a sfruttare questi canali che sono a costo zero e sono utili per tenerci o per tenerti in contatto e ti ringrazio per la tua esposizione Grazie molto precisa. Grazie. mille. Grazie mille a voi, buona serata.